Conosciamo benissimo un project lead nel mondo dell'audio che dopo oltre 35 anni di attività è ormai leader nella realizzazione di workstation. Oggi, dopo anni di progettazione e tanti test, la project lead entra nel mondo del video con tre macchine della serie PC Pro Video. Ciao amici di Project Lead, io sono Gaspare Vaccaro, piacere, la prima volta che mi vedete su questo canale e capirete tra pochissimo il perché. E sono un videomaker, e produco contenuti destinati al mondo dei social. Ho lavorato e lavoro tuttora in diversi settori, ma principalmente lavoro nel mondo della musica e dell'intrattenimento. Se siete del settore sicuramente avrete sentito parlare di Music Off. Sicuramente vi starete domandando: ma Gaspare, ma cosa ci fai in questo canale? Non ti abbiamo mai visto. E poi perché un videomaker, ovviamente ve l'ho già spoilerato, un videomaker all'interno del canale di Project Lead? Ecco, oggi sono qui per parlarvi di, in realtà per raccontarvi una storia del perché sono passato da Mac a un computer Project Lead. Non è stato semplice l'idea di passare, ma in realtà dopo, quando ho avuto la macchina in mano, il tutto è stato semplicissimo. Allora, torniamo un po' indietro. Io sono stato utilizzatore di Windows, in realtà mi sono fermato a Windows 10 e dopo sono passato al sistema Mac OS X e mi sono trovato bene. Devo dire che sono passato al sistema Mac perché c'era... io mi ero innanzitutto autoassemblato un PC al suo tempo, inizialmente andava bene, dopo qualche anno bisognava aggiornarlo, ho deciso di passare a Mac tramite anche consigli di amici ed altro, e non ho sinceramente più valutato assolutamente il mondo Windows. Ho avuto diversi Mac e attualmente fino a poco prima dell'arrivo del Project Lead utilizzavo il Mac Studio M2 Max, 32 GB di RAM e 4 TB interni. Dopo comunque vedremo le caratteristiche nello specifico. Un giorno mi arriva una chiamata del mitico Giovanni Zucchi, progettista e titolare della Project Lead, che mi chiede: Gaspare, non è che ti andrebbe di provare una workstation che sto realizzando per il mondo del video? Io gli ho detto: guarda, semplicemente, Giovanni, io non ho assolutamente intenzione di cambiare macchina, però se vuoi un mio parere, me la lasci un po' di tempo, se vuoi il mio parere io la provo, ci lavoro, faccio i miei lavori standard e ti dico come va. La prima cosa che mi ha detto è stato: non succede, ma se succede... Ho detto: vabbè, vediamo cosa deve succedere, cosa deve succedere. In realtà è successo che sono rimasto molto soddisfatto per vari aspetti che andremo a vedere dopo. Quindi sono passato, dopo qualche settimana di utilizzo, in realtà ho fatto di tutto per farmela lasciare un po' più di tempo per provare nei dettagli la macchina, per provare diverse cose, e alla fine sono passato da Mac a un Project Lead. Ma prima di capire dove sono arrivato, capiamo da dove sono partito. Quindi andiamo sul sito della Apple, come ho fatto qualche anno fa, e andiamo a configurarci il nostro Mac Studio. Io ho preso questo, l'M2 Max, anche perché l'M2 Ultra ha una base di partenza leggermente più alta, processore quello base, memoria 32 GB di RAM. L'unica cosa che ho fatto è stato di scegliere l'SSD da 4 TB. Quindi andiamo ad un prezzo di 3.829 euro. Questo è solo per farvi capire da che macchina stavo arrivando. La macchina che invece ho adesso, della Project Lead, è questa. È un Pro Video Master AMD. C'è anche la serie Intel, io ho scelto AMD, ma c'è anche la serie Intel Ultra, con le stesse tre macchine, ok? Che vedremo dopo della serie. Già vediamo il prezzo, che è nettamente più basso, e se andiamo a leggere in velocità le caratteristiche, ok, quelle più importanti che ci interessano. Allora, il processore è un 9950X, quindi è uno degli ultimi processori, se non l'ultimo, della AMD. La scheda madre è una X870 e ha anche la Thunderbolt, quindi ha due porte Thunderbolt che nel nostro mondo tornano sempre utili, perché ci sono alcuni dispositivi che hanno bisogno della connessione Thunderbolt. 64 GB di RAM DDR5 che sono upgradabili fino a 256, quindi margine ne abbiamo, però io attualmente, devo dirvi la verità, con quello che ho fatto io, quindi produzione di contenuti,
per i social network non ho avuto necessità, non ho sentito la necessità di avere più RAM. Un'altra cosa importantissima è questa, quindi 8 terabyte interni NVMe con una velocità di lettura di 7,4 giga e una velocità di scrittura di 6,5. Pezzo forte, pezzo più forte di questo computer è la scheda video, che è la 4080 Super. Questa, fidatevi, dopo vi farò vedere qualche test e ci darà tante tante soddisfazioni. Bene, mi arriva il mio project lead. Prima domanda, che era il mio primo dubbio, ma come farò con Windows ad abituarmi? Quanto tempo impiegherò per abituarmi a Windows, visto che arrivavo da Windows 10, che era un po' diverso da Windows 11? Windows 11 sì, l'ho usato in varie situazioni, ma per fare cose molto, molto veloci, diciamo cose, di, cose standard, navigare sul web, eccetera, eccetera. Sono rimasto sbalordito perché nell'arco di poche ore avevo già preso confidenza con tutti gli strumenti di Windows, tanti strumenti che sono all'interno del sistema operativo Mac, sono all'interno, tante funzionalità rapide sono all'interno già di Windows 11, e magari per quelle funzionalità un po' più particolari che mancavano in Windows 11 ci sono dei programmini che io posso andare a scaricare e vado a compensare anche quel lato lì. Quindi io pensavo inizialmente che ci volesse almeno una settimana, in realtà nell'arco di poche ore, in mezza giornata, io ero già a mio agio. Poi una volta che entro su DaVinci, che è il software che utilizzo io per l'editing, per la post-produzione, lì è tutto uguale, non cambia nulla. Quindi passaggio da Mac OS X a Windows approvato senza problemi. Partiamo un po' parlando dell'hardware. Quindi prima cosa che sono andato ad analizzare è stato l'hardware di questo PC. Ripeto, io non sono un super nerd come i miei colleghi di Project Lead che riescono a analizzare qualsiasi pallino, però ho analizzato tutto in funzione al mio lavoro. Prima cosa che mi ha, così sembrerà esagerato, ma la verità, ha svoltato la vita, è la memoria interna. Quindi avere 8 terabyte di memoria interna nel mio lavoro è veramente tanta tanta roba. Sì, nel Mac avevo 4 terabyte, che comunque non è pochissimo, però io che seguo dei progetti, magari che solo un progetto, un video pesa di tutti i file un terabyte, capite che tra i programmi che sono installati all'interno del computer e i vari progetti lo spazio si esaurisce facilmente. Quindi cosa facevo? Ho sempre avuto 1000 SSD con i vari progetti, quindi questo dove ce l'ho, di qua, di là, di qua, di là. Quindi adesso con 8 terabyte, che andrò a espandere sicuramente visto che c'è questa possibilità, riesco a lavorare tutto internamente senza andare a cercare il progetto nei vari hard disk. Appunto, cosa bella è che se un domani io dovessi decidere di espandere la mia memoria interna, chiamo Project Lead e il tutto sarà fatto. Altra cosa importantissima, che ripeto mi ha cambiato il modo di lavorare, sono le porte. Con Mac Studio abbiamo 4 porte Thunderbolt più 2 che non sono Thunderbolt, però nel pannello frontale, più un HDMI, parlando anche della parte video. Quindi una volta che io vado a collegare un monitor nell'HDMI, vado a collegare un altro monitor in una Thunderbolt, poi un hub con le USB in un'altra Thunderbolt, vedete che già subito le porte vengono esaurite. Ovvio che possiamo sì usare 1000 hub anche di buona qualità, ma il tutto passerà sempre da lì, quindi farà da imbuto. Cosa positiva che abbiamo nel Project Lead, comunque nel mondo PC in generale, è la quantità di porte che possiamo, sicuramente già quelle che ci sono nella scheda madre sono di più, ma possiamo andarle anche ad espanderle con altre schede aggiuntive. Quindi se necessitiamo di tante porte USB, queste possono essere upgradate. Altra cosa che è il pezzo forte di questa macchina è la scheda video 4080 Super. Attualmente io posso collegare e ho collegato 4 monitor. Qua cambia veramente il modo di lavorare senza rubare le altre porte della scheda madre. Ecco, la cosa che mi ha fatto fare un sospiro di sollievo è stata proprio quella di dire: un domani avrò bisogno di altre archiviazioni interna, ok, lo posso fare. Un domani avrò bisogno di altre porte, ok, lo posso fare senza problemi.
Con Mac sappiamo bene che questa cosa è veramente difficile da fare, su alcuni modelli non si può proprio fare, quindi anche questa cosa un altro punto a favore. Vogliamo parlare dal punto di vista hardware di punti a sfavore? Sì, ovviamente le dimensioni sono diverse, mentre il Mac Studio è più piccolino, Project Lead è più grande, grande come un case normale, però io ero abituato a un computerino piccolo che portavo in giro. Per avere tutte queste cose positive che vi ho appena elencato, quindi queste cose in più, serve dello spazio e questa è l'unica soluzione. Un'altra cosa che viene spesso valutata è quella del rumore. Io mi ricordo il PC che avevo, che mi ero assemblato, era molto rumoroso, poi il raffreddamento liquido che questo computer ha, perché ha un raffreddamento liquido, sono molto rumorosi, invece qua devo dire che non si sente, durante l'ora di lavoro non si sente. Quindi anche qui è stato fatto un ottimo lavoro dal team di Project Lead e devo dire che anche dal punto di vista hardware sono molto soddisfatto. Poi il case, come avete visto, è veramente bello. Andiamo a vedere le prestazioni di questo Project Lead. Con l'occasione ho anche il Mac, quindi registro anche lo schermo del Mac, così magari possiamo confrontare le due macchine, visto che non l'ho ancora venduto. E ringrazio Freya Yost, che è l'artista che vedrete in queste immagini, per avermi permesso di utilizzare e le immagini di queste riprese di una sessione live fatta all'Hologram Studio. Primo test che faccio sempre è prendo un multicam con più camere possibile, in questo caso non ne abbiamo tantissime, sono 5, e vedo un po' come si comporta. Quindi prendo un multicam, in questo caso 5 camere, non abbiamo tantissime, e vedo un po' come si comporta. Quindi nell'anteprima delle camere singole, nell'anteprima e nella preview nostra finale. Quindi cambi camere senza problemi, le anteprime vedete che stanno sempre belle fluide, le immagini sono già state convertite, sono tutte riprese 4K girate in log, 10 bit. Adesso sto facendo ovviamente dei cambi camera a caso, solo per farvi vedere un po'. Vedete che sta sempre a 25, non si abbassa mai, quindi già questo primo test è superato alla grande. Iniziamo ad infastidire un po' il Project Lead. Allora, in questo caso cosa ho fatto? Questa è una ripresa a 25 fps, ok? Tramite la sezione Retime and Scaling di DaVinci ho impostato al volo, e solo per farvi vedere, faccio vedere prima. Vediamo 25 fps. Su DaVinci 19 abbiamo la possibilità di utilizzare l'optical flow, vediamo. Non è perfetto come come avere direttamente 50 fps, comunque questa è un'azione che stressa un po' la macchina. Vediamo, senza problemi. Andiamo a vedere anche un po' le prestazioni. Vedete la scheda video come lavora, stiamo a un 60%, però non abbiamo nessun tipo di rallentamento. Vediamo senza come lavora. Infatti siamo a un 40%. Vedete, ancora margine abbiamo. RAM non abbiamo assolutamente problemi. Andiamo a rendere ancora più difficile la situazione aggiungendo la stessa clip, quindi per vedere come si comporta con due livelli. Con due livelli, con un'opacità sopra, artisticamente non è tanto bello, però a noi ci serve solo per capire come si comporta. Quindi hanno tutte e due le stesse impostazioni, ok? Ho messo un'opacità del 19%, vediamo. Qui lavora sicuramente di più, vedete la GPU. Perfetto. Proviamo a fare la stessa cosa sul Mac. Ripeto, tutte le impostazioni sono le stesse. Passo al Mac che voi state vedendo. L'avevo già preparato. Quindi mi metto nella stessa situazione. Dal punto di vista di cambio camere non abbiamo problemi. Ok, assolutamente. Eccetera, eccetera. Però se vado a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima qua, con uno non abbiamo problemi, con due va a scatti. Le impostazioni sono le stesse.
prestazioni sono le stesse. Ripeto che stiamo parlando di due computer della stessa fascia di prezzo, anzi il Project Lead costa un po' meno. Ci tengo a precisare che questi test possono essere falsati semplicemente, come sappiamo bene su internet purtroppo si trovano. Io sto cercando di fare, e quindi abbiate fiducia in me, sto cercando di fare una cosa il più semplice, naturale possibile, facendovi vedere tutte e due le condivisioni. Però ovviamente basterebbe mettere qualcosa in background di particolare per rendere una macchina più lenta dell'altra. Tra l'altro, altro disclaimer, io non sono stato pagato da Project Lead per realizzare questo video. Mi hanno dato la macchina in prova, l'ho provata, l'ho acquistata e quindi sono qui a raccontarvi la mia esperienza. Questo non vuole essere un video del Project Lead versus Mac, però visto che ho fatto questo passaggio e ce l'ho tutti e due, ho deciso di fare queste prove. Ma un'altra prova che ho voluto fare è quella del rendering. Adesso ho detto prendo una clip, lui è Emiliano Tessitore, un grandissimo chitarrista. Questo è di un video di Boutique Tones, che se non conoscete andate a cercare online Boutique Tones se siete chitarristi. E qui ho deciso di applicare un noise reduction che viene utilizzato con frequenza su DaVinci per appesantire un po' la clip. E in questo caso volevo provare a renderizzare circa 4 minuti di questa clip per vedere un po' i tempi di rendering. Allora, le impostazioni di rendering sono le stesse, stiamo parlando sempre tutti di clip in 4K, e avviamo il rendering e vediamo cosa succede. Adesso ho avviato un attimo dopo il rendering del Mac, quindi è un po' di vantaggio, però dopo vedremo insomma il tempo finale. Mentre renderizza, innanzitutto vediamo stimati 4 minuti e mezzo per il Project Lead, 7:20 per il Mac Studio, però aspettiamo che finisca il rendering e dopo traiamo le nostre conclusioni. Mentre il video si renderizza, io vi parlo di questa serie, la serie Pro Video. In questo caso vi parlo della serie Pro Video AMD, ma c'è anche la serie Intel con gli Intel Ultra. È composta da tre workstation: la Project Lead Pro Video Project, che è quella più entry level. Per tutte le varie informazioni e le caratteristiche andate pure sul sito di Project Lead, quindi questa è quella più accessibile. Ci sono due nostri collaboratori che hanno questa macchina per tutto quello che è editing base, senza mai utilizzare 12 livelli con librerie pesanti. Va molto bene, comunque in quel caso sappiamo bene che basta renderizzare la cache. Ovviamente le prestazioni rispetto a quelle che vi farò vedere io di rendering ed altro saranno leggermente più basse. Ovviamente la via di mezzo è la Project Lead Pro Video Power, e al suo interno ha la 4070 Super, anche questa comunque una scheda molto performante. Invece l'ultima macchina, che è quella che ho io, ha un 9950X, che è il processore più potente della gamma. Ripeto, per tutti gli altri andate pure a vedere le caratteristiche nel sito di Project Lead. E pezzo forte che abbiamo visto prima, la 4080 Super. Intanto vedo che i rendering vanno avanti, quindi velocizzo il tutto, arriviamo alla fine così traiamo le nostre conclusioni. Bene, come vediamo i risultati finali sono 4 minuti e 39 contro i 7 minuti e 30. Trarrete voi le vostre conclusioni. Per me, quando ho fatto questi test, l'ho fatti su tantissimi progetti, tutti i progetti vecchi, l'ho ripresi, ho messo un computer sotto, un computer sopra, e ho fatto tutti i vari test di rendering, eccetera, eccetera. Sono rimasto sbalordito. Pensare quanto tempo vado a risparmiare con questi risultati, sono tutti soldi guadagnati nel mio lavoro. Ecco, parlando sempre di prestazioni, io quello che ho notato nell'utilizzo del Project Lead rispetto al Mac è la fluidità all'interno di DaVinci. A parte il sistema operativo, che non ha assolutamente problemi, ripeto, la paura era Windows, mi sono trovato benissimo, benissimo, nessun problema, trasferimento dei file grazie alle memorie veloci, velocissimo, sempre dopo bisogna tenere in considerazione la velocità della nostra memoria esterna, però veramente nessun tipo di problema. All'interno di DaVinci mi sono trovato proprio tutto più veloce, tutto più immediato, anche tutti i vari plugin che utilizzavo, tutto molto più
immediato, appunto. Quindi sono veramente soddisfatto anche da questo punto di vista. Bene, chiudiamo questo video. Avete capito che sono veramente soddisfatto di tutto ciò. Ho cercato di darvi la mia esperienza, vi ho raccontato la mia storia di come sono passato da una macchina all'altra. Qualche porellina volevo spenderla sull'azienda. Sull'azienda è il mitico titolare e progettista Giovanni Zucchi, che mi ha invitato insieme a Giacomo Pasquali un giorno direttamente in azienda. Quindi sono andato a vedere l'azienda, sono andato a vedere come lavorano. Il team di Project Lead è stupendo, c'è tanta passione dietro questo lavoro e si vede anche nel risultato finale. Vediamo i risultati, vi ripeto, poi nel mondo audio sappiamo che Project Lead già fa delle macchine pazzesche, e con questo viene confermata anche nel mondo video. E sono andato appunto da Project Lead e ho conosciuto questa bellissima realtà, oltre alla simpatia e le bellissime persone che ho trovato all'interno, ho scoperto tante cose veramente da non sottovalutare. Perché all'inizio vi ho detto che dopo tanti anni di progettazione, tanti anni di test, Project Lead ha deciso di lanciare questa macchina? Perché a differenza di un utente singolo che va su internet, va sui siti, va al negozio di informatica, acquista i componenti perché sono comunque compatibili e si assembla la macchina, i progettisti di Project Lead testano con cura tutti i componenti, eseguendo centinaia di test per garantire la compatibilità tra di essi. Quindi viene fatto questo su tutti i componenti. Il prodotto finito, quindi le macchine che vi ho fatto vedere, sono frutto di centinaia di test per assicurarsi che i vari componenti siano compatibili tra di loro. Un'altra cosa che mi ha sbalordito, infatti quando sono arrivato stavano facendo proprio questa cosa, è che tutti i componenti che entrano, quindi la RAM, le memorie eccetera eccetera, prima di essere stoccati in magazzino vengono testate e vengono sottoposti a rigidi sistemi di controllo. Project Lead utilizza un banco di prova di derivazione militare per testare tutti i componenti, e solo una volta che i componenti superano i test vengono immagazzinati e saranno pronti per l'assemblaggio. Dopo, una volta che viene assemblata la macchina, si installa il sistema operativo e la workstation viene sottoposta a un test intensivo che dura, pensate, più di 48 ore. Dopo aver completato i test e aver ottenuto le certificazioni di collaudo, si passa ad un'altra fase. Un operatore di Project Lead utilizza la workstation in reali condizioni di lavoro, ma vengono effettuati anche stress intensivi non reali che danno ancora più garanzia alla macchina. Un'altra cosa importantissima che mi hanno segnalato è che il sistema operativo è stato ottimizzato con centinaia di pagine .script e .bat, centinaia di pagine di programmazione, ed è stato verificato che questa implementazione ha migliorato il sistema operativo del 30%. Bene, io vi ho raccontato la mia storia, vi ho detto la motivazione del perché sono passato a Project Lead. Spero di essere stato abbastanza interessante, di non avervi annoiato. Quindi se siete arrivati fino a questo punto, iscrivetevi al canale di Project Lead, andate a seguire Project Lead su Instagram e su tutti i vari social, e soprattutto andate sul sito internet per approfondire tutto quello che ci siamo detti e per vedere le tre macchine. Anzi, in realtà sono sei, perché sono tre AMD e tre della serie Intel. Quindi ci vediamo alla prossima. Non succede, ma se succede...